Il dispiegamento per la formazione è costituito dai due rimorchiatori avanti, di cui uno con il cavo a bordo e quindi una serie di luci accese, l'altro invece a fianco, ma non con il cavo di rimorchio, come se fosse un asinello a balanzino. E l'incrociatore si sta disponendo. Incrociatore addirittura con Passami. l'elicottero pronto a poppa, si sta disponendo a poppa della nave Trieste e questa sarà la formazione che viaggerà fino a raggiungere La Spezia. Molto probabilmente fuori Capri si prevede un'altra imbarcazione cacciatorpediniere anti-SOM, in modo che la protezione della nave Trieste è a copertura totale. Adesso dovrebbe virare, no? Sta camminando, non vedi che sta camminando? Anzi, se guardi con attenzione, se il muro qua in tiro, riesce a sottare proprio. Lo viro qua, si va a Sì, capo a tutta la proprio. si vede, però io nel filmato siamo troppo lontani, non riusciamo a farlo vedere. Tra poco l'incrociatore dovrebbe virare e mettersi nella poppa del Trieste a formazione convoglio. Eccolo qua, sta virando. Infatti, eccolo qua. Sta in manovra con il motore di babordo. Abbiamo parlato di una velocità non superiore ai 6-7 miglia per questo tipo di rimorchi, ma sicuramente le condizioni del mare, che sono in lieve peggioramento, faranno sì che addirittura non potranno superare i 3-4 miglia per ora. Guardia di Finanza, Capitaneria. Senza più fischia. Voglio dire, anzi, quasi niente, No, dai, aspetta.